parlando dell'eredità di Luciano Pavarotti, della speranza che sia almeno finito in purgatorio, citando Dante, dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Quindi Pavarotti è andato al cielo, ma parliamo dell'eredità di Pavarotti. Su questa terra, fino a quando l'uomo non scomparirà o dovesse cambiare totalmente abitudini cerebrali, è naturale che l'uomo parlerà di denaro, parlerà di eredità, tanto che l'eredità si spinge non soltanto ad essere quantificata in soldoni, ma l'eredità è anche quella che di solito noi lasciamo in senso spirituale, in senso artistico, letterario, pittorico, insomma tutto lo scibile che attraversa la società umana. Quando una persona di parte si lascia delle opere, si lascia una tangibile presenza di ciò che è stato, viene quantificato naturalmente in eredità. Tra le altre cose, poi l'arte si tramuta sempre comunque anche in economia, tutto diventa economia, quindi noi siamo prodotti dell'economia. Pare che più di filosofia, di arte, di qualsiasi situazione in cui l'uomo debba parlare, soggiacere, sia il portato dei calcoli, del computo. E in questi giorni si parla dell'eredità di Pavarotti, se ne parla in termini piuttosto passionali, ma anche economici, e ovviamente chi di danè non ne ha, o chi ambisce ovviamente ad avere un patrimonio come quello che ha lasciato Pavarotti, pare che siano addirittura 200 milioni di euro, parliamo di 400 miliardi di vecchie lire, poi ha lasciato case, terreni, case a Parigi, a New York, insomma dappertutto. Ma nessuno parla, mentre forse litigheranno i congiunti per spartirsi questa grandissima eredità economica e di beni immobili, forse stanno già facendo parlare di sé, forse litigheranno e così di fatto ridimensioneranno la figura mitica di Luciano Pavarotti. Quello che non ridimensionerà Big Luciano, il grande Luciano, soprattutto a passioni spente, sarà quella che è la vera aurea eredità che piace a tutti noi, che piace all'umanità. L'umanità che nel momento in cui si è accorto della morte di Pavarotti ne ha parlato su tutti i giornali, ma in tutto il mondo. Questo grande artista della lirica, questo personaggio capace anche così di far rivivere Rabelais, tutti gli stessi personaggi che ha incarnato, che ha cantato, dai grandi librettisti come Metastasio, Verdi, a Puccini, insomma Pavarotti è stato e ha celebrato l'Italia. E quella è la grande eredità. Se le case discografiche faranno affari, se i diritti d'autore in Pavarotti vedranno anche un monumento alla ricchezza, allora resta invece di vedere quello che lascia realmente Pavarotti. Pavarotti lascia un'eredità ad eternum, cioè l'eredità per noi, per i presenti, ma anche per i posteri. Quindi nel lungo periodo Pavarotti ci sarà già, e questa è l'eredità. Ma un'eredità che rilancia in grande il Made in Italy, parola riduttiva se appropriata alla moda, appropriata a ciò che noi facciamo tutti i giorni, cercando ovviamente di farci conoscere all'estero. All'estero Pavarotti c'era, era di casa, era uno di loro, come sono stati i grandi italiani, da Leonardo da Vinci a Michelangelo, ma lo è stato Rubens, ma lo è stato Mozart, lo è stato Stravinsky, cioè i grandi, gli apolidi che non hanno né patria né terra, ma hanno una storia, e in quella storia sono di casa, nel mondo, a casa loro ci sono i nostri grandi italiani, forse meno che meno sono a casa nostra, dove parliamo soprattutto di denaro e dove i grandi personaggi della cultura italiana vengono per l'appunto valutati in vile moneta. Un saluto da Alfredo Giuliano.